qui a Lioni, a Missana Nuova, dove lei ha preso parte alla poesia. C'è una bella soddisfazione, se non si era aspettata, non è successo. Ma diciamo l'importante era bissare quello che era stato il principe abusivo, perché già fu un risultato clamoroso, già fu un biglietto d'oro, quindi per me era un risultato importante. Poi i bambini stanno piangendo, quindi sono fatta un film, mamma, per il film. Quindi per me già bissare quel successo era il primo step. Come è stato lavorare con tanti bambini nel cast? È possibile, perché i bambini si mantengono proprio, cioè non è che tu per esempio c'hai un controllo dei bambini. E gli facevo ripetere le battute del principe abusivo, nei momenti di pausa, o frate, cose, e si calmavano un po'. È un film che è soprattutto un omaggio al nostro amato sud. Beh, i paesaggi, prima stavo qui nel camerino e vedevo quel manifesto, che adesso non lo vedete, dopo ve lo faccio inquadrare con calma, che era quello di Benvenuti al Sud. Che vieni qua a presentarlo, pensa un po', e doveva essere in programmazione dal 1 ottobre al 7 ottobre, poi qua è stato un mese, per dirti ci sono delle cose inspiegabili che succedono nella nostra regione, quindi raccontare la campagna non è una cosa semplice, perché è sempre piena di sorprese, però ci sono alcuni paesaggi che restano di tutti fermi e secondo me non c'è niente di più bello che ti posso dire, far apprezzare a chi non conosce bene le nostre realtà dei posti che sono ripetibili, no?